Ciao a tutti! Allora, oggi mi voglio girare questo video perché ho intenzione di fare questa cosa che, se però non giro il video, non farò mai perché non ho mai voglia, però è tempo di farla. Si tratta del decluttering di tutta la mia cancelleria e secondo me ci sono veramente dei reperti storici che vanno eliminati assolutamente, come quelli contenuti in questo astuccio, ma poi vi dirò. Prima di tutto vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale se non siete iscritti e di cliccare anche sulla campanellina per le notifiche e anche di seguirmi sui social, e sotto trovate i link per Instagram, per Facebook, ma soprattutto seguitemi su Instagram perché lì veramente posto ogni giorno quasi. E detto questo, io direi di iniziare perché dobbiamo capire cosa tenere, cosa buttare di quello che è contenuto in questo astuccio che, come vedete, è personalizzato con il mio nome, e questo per essere, diciamo, ottimisti dovrebbe risalire agli anni 90, ma secondo me anche fine anni 80. Questo veramente lo portavo a scuola, quindi è vecchissimo e non ho idea di cosa ci sia dentro, non me lo ricordo. Poi vedremo cosa c'è qui dentro, che è questa pochette carinissima di Too Faced. Cosa c'è qui, che praticamente è un astuccio che contiene dentro un altro astuccio, questo che è una pochette di Lime Crime che sta perdendo tutto il suo liquido, però a parte questo, questa, diciamo, è quella che contiene le cosine più recenti. E poi andremo a fare il decluttering di questo portapenne che ho sulla scrivania. E quindi io direi di iniziare e farò due mucchietti che metterò qui tra cose da buttare e cose magari da sistemare, non lo so, vedremo proseguendo. Quindi io direi di iniziare, e qui ho preparato questa agendina che è bellissima di Gorgeous, dove andremo a provare le penne per capire evidenziatori e cose varie, per capire cosa tenere e cosa buttare. Allora, io direi di iniziare da questo astuccio perché veramente qui credo ci sia il mondo. Io vi ripeto, questo è veramente anni 90, ma io sono sicura che risale anche agli anni 80. E qui dentro che cosa abbiamo? Non lo so. Neanche escono le cosine perché veramente sono incastratissime. Allora, non c'è tantissima roba, devo dire, comunque vuoto. E quindi iniziamo. Io direi che secondo me già solo questo è abbastanza morto, e quindi io questo lo provo giusto per sfizio. No, invece, cioè, non ci credo, funziona! Ottimo! Questo funziona, ma questo è veramente vecchio. Ok, non credo che risalga proprio a quegli anni, ma insomma. Questo quindi lo tengo perché mi serve per studiare, quindi qui mettiamo le cose da tenere. Poi vediamo questa penna, che dovrebbe essere una penna verde fluo della Bic, e vediamo se scrive. Ovviamente non scrive perché è aperta da mille anni, e quindi questa la butto. Questa è carina, è tipo effetto un po' grafico, non lo so. Questa era una penna blu, credo, ma anche questa aperta da mille anni e come vedete non scrive. Buttare. Quest'altra, oh, io non lo so, ma queste cose con i nomi andavano tantissimo quando andavo a scuola, e quindi questa è rimasta qui, ma anche questa è morta definitivamente, e quindi via.
Questa è simile all'altra verde della Bic, questa sarebbe dovuta essere un azzurro fluo. Io la provo, ma già so che tanto, infatti, non funziona assolutamente, quindi via. Che poi queste penne erano anche molto comode, perché a parte i colori me li ricordo, erano carini, ma avevano anche il grip qui di gomma, quindi comodissime per scrivere, però andata. Oh, poi questa è carinissima con topolino e con topolino. Queste in realtà possono, se non dovesse scrivere, credo che si possa comunque sostituire la mina. Queste che sono fatte così, che magari ecco, appunto non scrivono, gli darò un'altra chance e cercherò di sostituire le mine. Che comunque la penna in sé funziona, ma io non credo che possa scrivere. O invece no, scrive, non so se si nota che. Quindi questa la tengo assolutamente carinissima. Una gomma che è abbastanza indurita, poi la proveremo con una matita, quindi questa la lasciamo qua. Questa la gomma per le penne, anche questa la lascio qui. Un temperino che non ricordavo di avere, e infatti ne avevo preso un altro, quindi ok, un temperino. Una gomma abbastanza sudicia, però anche questa diamogli una chance. Ok, questa non mi ricordavo di averla e questa è comoda, quindi questa la tengo assolutamente. Poi, ok, queste le butto perché io odio queste spillettine così, ho quelle di gomma colorate, quindi queste assolutamente. Via. Poi qui abbiamo una nuova, di nuovo una penna di quelle Bic, che ovviamente non scriveranno. Avevo proprio preso il 7. Questa un segno lo ha dato? No, non scrive assolutamente, ma infatti via, quindi da eliminare assolutamente. E poi ho questi specie di evidenziatori. Proviamo a temperarli e vediamo che succede. Ok, li ho temperati, quindi questi io direi che li possiamo tenere, però molto probabilmente li metterò tra il mio materiale da disegno. E quindi, diciamo, questo l'abbiamo sistemato. Ok, si è salvato veramente poco, ma non avevo dubbi, quindi direi di eliminare questo astuccino. Poi vediamo cosa c'è in questa pochettina di Too Faced. Allora, qui abbiamo un set di matite nuove che io avevo preso al supermercato essenzialmente perché mi piaceva questo fatto che fossero tutte fluorescenti e quindi, insomma, ovviamente queste le teniamo. Poi, che altro c'è? Allora, c'è di tutto. Dunque, questa è vuota. Allora, innanzitutto, vediamo se scrive questa penna rosa. Ok, questa scrive, quindi questa la tengo perché mi fa comodo appunto anche per studiare. Poi ci sono due profumi che non so perché stiano qua dentro. Uno è Milù Milù. E un altro, Rem l'acqua, ma non lo so, insomma, via. Io poi questi profumini li odio, non li uso mai, quindi da buttare. Poi ho queste penne di Gorgeous che, come vedete, sono completamente distrutte, sono tutte proprio cancellate. E credo che siano proprio anche terminate. In effetti, sì, come vedete, non scrivono più, erano finite. Io sì, le avevo tenute per via dei disegni perché mi piacevano, però come vedete sono tutte distrutte, quindi non ha senso tenerle da buttare. Idem per questa azzurra che ormai si è tutta distrutta. E comunque ecco, non scrivono più, ricordavo proprio che fossero distrutte. Peccato perché di fatto nel momento in cui le avevo prese erano davvero molto belle. Questa era dorata, però questa un po' scrive, sembra. Ok,
A questa, nonostante il disegno non si veda più, darò ancora una chance. Questa in realtà era un elastico che teneva un'agendina Gorgeous, ma è completamente andato, quindi tanto non, cioè, non la uso più per questa agendina, che poi se non sbaglio era proprio di questa, non lo so, comunque che teneva praticamente insieme questo con una penna, la penna però non so dove sia, forse è da un'altra parte, comunque è andato, quindi boh, comunque vabbè, teniamolo qui. Vediamo se poi lo possiamo usare. E poi ho la matita questa automatica Bic, quindi questa diciamo la tengo perché okay, può far comodo. E quindi qui non c'è più niente. Vediamo cosa c'è qui, perché qui c'è la meraviglia, perché qui c'è questo astuccio che all'interno contiene un altro astuccio. Ok, ora quando vi farò vedere cosa c'è dentro rimarrete stupiti. Allora, tiriamo fuori innanzitutto tutto quello che c'è e poi vi dico, sì lo so, questo è orrendo perché è tutto distrutto, lo so, ma non lo butto. Allora, vediamo un po' qui cosa c'è. C'è il mondo qua dentro, non potete capire che... Sono cose rotte. Ok. Qui scopriremo veramente delle cose fantastiche, secondo me. Ok, vuoto. Dunque, io direi che prima di passare a questo obbrobrio che perde appunto i pezzi, concentriamoci su quello che abbiamo trovato qui dentro. Allora, abbiamo questo orrendo segnalibro che buttiamo assolutamente, così come questo coso di qualche cosa di Hello Kitty che ho conservato, ma è tutto sporco, così come questi adesivi degli animali che regalavano, credo, alla Coop. Qui abbiamo di nuovo cose di Hello Kitty. Qui proprio c'è matta per Hello Kitty. Ah, ora ricordo cos'erano. Sì, avevo delle cuffie di Hello Kitty e queste si mettevano nelle cuffie, insomma, qui negli auricolari, però insomma, sono tutti sporchi. E quindi anche questi adesivi degli animali penso che possano essere buttati, quindi da buttare. Poi ho una gomma che ha la confezionetta sporca, però completamente nuova, quindi da tenere assolutamente. Qui ci sono pezzi di astuccio, proviamo a eliminare questi pezzi di astuccio. Ok, qui abbiamo le mine che credo di tenere 07 HB07, quindi tenere. E questo dovrebbero essere 05, no, 07 sempre. E vabbè, le tengo anche queste. Magari posso anche metterle tutte insieme, poi le metterò tutte insieme. Oh, qui ci sono proprio pezzi di penne che girano ovunque. Allora, innanzitutto abbiamo di nuovo questi due pastelli che poi andrò a, credo, a lavare perché sono sporchi proprio di questo che perde pezzi. Però i tempero, quindi questi andranno a finire nel mio materiale da disegno dopo che li avrò ripuliti. E poi abbiamo questo set di penne di Minnie o comunque Topolino preso a Euro Disney, e questo se non sbaglio è uno di quelli in cui credo questi si possano cambiare, quindi di fatto questo vabbè l'ho vista già che era finita, però non le butto perché prenderò delle mine nuove, quindi queste le tengo perché comunque sono dei ricordi. Questa pure non capisco perché sono tutte aperte, anche questa idem faceva parte dello stesso set. Ok, non scrive assolutamente, però appunto prenderò le mine.
perché queste penne sono comunque molto molto carine. Disneyland Paris, infatti, c'è scritto. Non scrive assolutamente nulla. Le provo tutte, ma tanto credo che la fine. Perché comunque queste io le avevo usate a suo tempo, però non sono nemmeno finite. Però si saranno completamente seccate. Però ecco, queste proprio mi dispiace buttarle. Ah, ecco, questo pezzo qui che avanza è di questa penna. Ok, però queste veramente sono troppo troppo carine. Quindi niente, qui prenderò le mie nuove e le rimetterò in uso. Poi ho questa penna, vado a lavarmi le mani perché, cioè, guardate le mie mani, le vado a lavare. Ok, anche questa penna, mi dispiace tantissimo buttarla se non dovesse funzionare, perché questa pure l'avevo presa, in Austria. E comunque questa pure credo si possa cambiare appunto la mina dentro, per cui anche questa, se non dovesse funzionare, di questa serie qua con questa pecora ho anche la tazza, ho un piattino, insomma, avevo preso proprio tutto questo set. E questa scrive. Ok, questa quindi la teniamo con molto piacere. Ah, qui ce n'è un'altra di Topolino da ripulire, ovviamente. E comunque queste veramente prenderò le mine su Amazon, credo, e le rimetterò in uso perché sono troppo troppo carine. Io adoro poi Disney, lo sapete. Questa di Diddle, già so che non funziona più, l'avevo conservata solo perché è tanto carina e comunque non si è per niente rovinata. Quindi questa era argentata e infatti non scrive assolutamente più perché l'avevo proprio finita. Però questa io la ripulisco e la tengo perché è carina. Poi ho queste due Bic che se scrivono le tengo. Allora, ok, questa sembra scrivere abbastanza. No, era un falso allarme. No, non scrive più. Quindi questa la buttiamo. Era di questo verde scuro. Però da buttare. Quest'altra invece è blu. Ok, questa sembra scrivere più o meno. Sì, questa la tengo perché per studiare le Bic io le trovo molto comode per il fatto che sono cancellabili. Questa è sempre di Diddle ed è troppo troppo carina questa penna. Ah, aveva anche il diamantino rosso qui. Questo charm attaccato con Diddle e Didolona, cioè questa è troppo troppo carina. Ovviamente non scrive più perché l'ho usata tantissimo, ma secondo me anche questa è geniale perché è con la punta che si può cambiare la punta, la mina. E quindi anche questa sostituirò la mina, quindi la conservo assolutamente. Altra penna di Diddle che però a quanto pare è abbastanza rotta. Questa sì, me la ricordo che era rotta. Praticamente questa qui era del mio segno zodiacale, che è dello scorpione, e mi piaceva proprio per questo. Anche questa da pulire perché è proprio zozzissima, però questa, come vedete, è rotta, cioè non tiene la chiusura. Mi ricordavo di questa storia. Comunque, vediamo se funziona. No, ma è impossibile proprio scriverci, come vedete, anche cambiando la mina all'interno, poi comunque salta. Quindi questa. Ok, no, non ce la faccio a buttarla, la conservo. Ora passiamo a vedere cosa c'è qui dentro. In questo astuccio che avrà, credo, 20 anni, non esagero, ma non lo butto perché era comunque un ricordo, però è veramente impossibile da tenere, è proprio tutto distrutto. Questo bisogna che lo butto. Mi piange il cuore, però bisogna che lo butto. E qua dentro c'è roba storica. Allora,
questo sì, lo devo buttare perché mi sporca tutto e niente, non si può più tenere. Peccato, ma come vedete perde proprio pezzi. Allora, qui ho trovato un bianchetto, vediamo subito se funziona. Perché io poi nel frattempo ovviamente ne avevo preso già un altro. Questo bianchetto a quanto pare funziona. Ok, questo funziona, bene. Poi abbiamo questo segnalibro di Hello Kitty, zozzissimo, però carino, perché comunque è di gomma, è morbido, è comodo, quindi questo da tenere, da ripulire ovviamente. Poi ho questo segnalibro vecchissimo che conservo solo perché è un ricordo. Poi ho questi righelli carini, anche questi vanno ripuliti. Come vedete i pinguini si muovono, quindi questi sono troppo carini, e dietro hanno appunto il righello, anche questo da ripulire. E questo invece, non so se si vede, qui c'erano queste giraffe che muovono praticamente la bocca, carini. E poi qui ci sono tutta una serie di cartoline di Twilight, periodo di Twilight, e probabilmente queste le avevo trovate nei DVD credo. Quindi niente, queste le conservo. Qui che cosa c'è? Ah, questa era di una felpa, però troppo carina, e quindi la tengo. Quindi queste vanno ripulite. Questo invece è un ricordo di un concerto di Tiziano Ferro, dove davano appunto questo deplia informativo sull'Avis, quindi anche questo lo conservo, ma ovviamente non le terrò più nell'astuccio. Quindi altre cartoline, ok. Andiamo avanti. Quindi poi qui questo, che contiene tutti i pezzetti di questo, verrà ripulito e ci andrò a mettere dentro tutto, perché questo è bello capiente e è un astuccio fantastico questo. Poi vediamo che cosa c'è qui nel portapenne. Allora, qui ci avevo messo le cosine un pochino più, diciamo, carine, un pochino più sfiziose, proprio perché lo tengo sulla scrivania. Però vediamo un attimo. Allora, questa penna deliziosa con unicorno mai usata, ed è un peccato perché questa credo che la inizieremo ad usare, infatti scrive poi anche benissimo tra l'altro, quindi questa è assolutamente da tenere e da iniziare a usare. Allora, quindi questa da tenere assolutamente. Qui c'è un'altra di queste qui di Gorgeous, tutte distrutte, la provo ma so che non funziona, infatti questa era argento, tutta proprio finita, quindi questa buttare assolutamente. Poi questa è troppo bella, e questa è anche con lamina cambiabile, mi sembra, se non sbaglio, sì. Giusto, ok, sì. E questa è Toon, quindi questa la tengo assolutamente perché è bella, insomma, con queste cuciture così è di pelle, cioè questa poi scrive anche, quindi questa carinissima da tenere. Poi questi sono evidenziatori di Gorgeous che sono completamente andati. Infatti io questi proprio l'ho utilizzati tantissimo per studiare, e io direi che questi comunque mi occupano solo spazio e li butto. Eventualmente posso magari, ecco appunto, riprenderne di nuovi dal sito, anzi questa potrebbe essere proprio l'occasione per riprendere qualcosa, ma questi li provo per scrupolo, però so che sono finiti e vanno comunque buttati perché occupano solo spazio inutilmente. Questa penna qua di Gorgeous invece è bellissima, perché a parte che ha la volpina qui a charm, ma questa è di inchiostro, insomma, e mi piace tantissimo, no, di inchiostro, di vabbè, insomma, avete capito. E questa presumo si possa anche cambiare, quindi questa da tenere, anche perché non è per niente rovinata, e quindi sì, questa la tengo, troppo troppo carina. Poi matite nuove mai usate,
Credo che queste provengano dalla Kawaii Box e sono carine, e queste ovviamente le conservo perché sono tutte nuove, quindi ok, qui ci stanno bene. Poi qui dentro ho la penna di Swarovski, che è un pochino rovinata qui, devo dire, con l'uso, però ovviamente questa la tengo perché, a parte che scrive, ma poi è bellissima, e la tengo qui proprio per evitare che si rovini. E comunque questa ha la mina intercambiabile, però ovviamente non la terrò più qui perché ci sta proprio brutta. Questa della, non so, Uni, ma non lo so, vediamo se scrive. Questa scrive, e scrive anche bene, e poi ha il grip qui di gomma, quindi questa sì, però non è proprio da scrivania, quindi questa la mettiamo qui. Poi queste qui c'è altre due matite di queste mai usate, che fanno colore. Questa so che scrive benissimo, Let's Ride Neck, e questa è, appunto, anche questa è della Kawaii Box, ma scrive benissimo. Quindi questa qui. Qui abbiamo un altro evidenziatore Gorgeous completamente finito e quindi da buttare. Cambiamo pagina. Poi qui abbiamo questa mai usata, devo dire. Ah no, questa è una matita addirittura, neanche me lo ricordavo, sempre della Kawaii Box. Quindi questa la tengo perché è carina, con la mina automatica. Altra penna, anzi no, matita anche questa automatica Kawaii Box, carina, con tutti questi orsetti, con l'orsetto sopra, cioè queste sono proprio carine. Questa è di Gorgeous ed è, scrive la penna, sì, ed è di questa agendina, era compresa qui, da ripulire perché la gomma è tutta appiccicosa, quindi questa qui da ripulire. Poi, qui che cos'è? Ah, questa è un'altra penna Kawaii Box che scrive benissimo. È tutto in stile dolcetto. Qui c'è una specie di macaron, qui c'è tutta questa decorazione con le praline, cioè questa è proprio carina. E anche questa la mettiamo qua, che ci sta carina. Questa mi sembra che era una penna Be Friendly, che utilizzandola sarebbe dovuta illuminare, ma ovviamente non si illumina più, però scrive, e quindi questa si illuminava praticamente, come si chiama? Non me lo ricordo come si chiama, però appunto non si illumina più, però nonostante questo la tengo perché, a parte che scrive, quindi posso comunque prelevarla e scriverci, ma scrive anche bene, tra l'altro usata veramente pochissimo. E poi questa è un'altra sempre Kawaii Box, e questa pure scrive, sono sicura, infatti, perché queste penne le ho usate ma pochino, quindi questa qui, così è molto più carino questo, Questa è fantastica, neanche la provo perché so che scrive. Questa è Moleskine ed è bellissima, un po' per la forma particolare, quindi non è la classica penna tonda, ma poi scrive proprio benissimo, quindi questa da tenere. Ok, io direi che qui il reparto di cose da buttare comincia a crescere abbastanza, e arriviamo a questo, che appunto è questa pochette di Lime Crime, che contiene praticamente le cosine che sto utilizzando in questo momento per studiare, però appunto vediamo un attimo se è tutto da tenere. Allora, innanzitutto qui ci sono le varie gomme che ho trovato, adesso queste le metto un attimo qua, le varie gomme trovate nelle scroll box. Quindi qui ho un altro temperino, perché ovviamente non mi ricordavo di avere quest'altro, quindi doppio temperino, gomma questa fantastica, questa appunto sì è fantastica. Poi ho il righello che utilizzo per sottolineare quando studio, e questo è di Didol ed è vecchissimo anche questo, anzi della Didolona,
Però, vabbè, ovviamente qui, vabbè, i numeri non ci sono più, ma non mi interessa. Però ancora resiste e quindi lo tengo perché mi ha accompagnato per tutta l'università. Poi, questo assolutamente da buttare perché sono orrende. Poi ho questa matita automatica di Hello Kitty che ve lo dico a fare, è bellissima e questa la mettiamo qui. Poi ho le mitiche Bic con cui studio. Allora, queste che hanno appunto il tappino nuovo, so che sono nuove, le provo per scrupolo, però appunto sì, queste so che funzionano e io queste le uso tantissimo per studiare, proprio perché essendo cancellabili sono fantastiche. E ok, queste invece le uso appunto quotidianamente per studiare, quindi lo so che funzionano, rosa e verde. Questa rossa non ricordo se funzioni, sì, funziona, quindi anche questa la mettiamo qua. Poi altra penna carina Kawaii Box, ok, che scrive benissimo qui perché questo è il reparto kawaii, reparto cose pucciose. Poi ho, ok, queste so che funzionano perché li ho aperti adesso, li avevo presi da poco e ci sto studiando, quindi questi evidenziatori che avevo preso questi della Stabilo, stile pastello, mi piacciono tantissimo perché sono colori molto leggeri, delicati. Questa penna viola scrive perché ci sottolineo tutti i giorni per studiare, quindi questa la teniamo. Questa matita che fa parte del set di quello tutto fosforescente e la tengo, anzi la tempero e questo appunto ci studio. Questo acquisto recente perché comunque le penne che ho colorate si stanno finendo per scrivere e quindi questa l'ho presa proprio di recente, neanche la provo perché è proprio è nuovissima. Poi, questa non mi ricordo se scrive, questa è una penna cancellabile arancione, sì, ok, scrive e ha anche due gommine, quindi questa è fantastica per studiare. Questa invece la uso per studiare, per disegnare, quindi questa non la tengo più qui, ma la terrò tra il mio materiale da disegno. Questa è fantastica, praticamente è una matita completamente di grafite della Faber-Castell che la tempero, sì e no, non c'è nemmeno tanto bisogno. Perché appunto scrive sempre, è fantastica. Ok, quindi io direi che ho sistemato tutto, quindi qui c'è tutta la robina da buttare, qui ora pulisco tutto e poi vi faccio vedere come sistemo il tutto. E adesso quindi vi faccio vedere come ho sistemato tutte le cosine che sono rimaste e credo che vada bene. Allora, questo è il portapenne che terrò sulla scrivania, che praticamente è una Yankee Candle, però vabbè, ci ho messo questa farfalla carinissima e qui praticamente ci ho messo tutte penne, gel carine della Kawaii Box, matite anche nuove, comunque tutte cosine colorate e ci ho aggiunto questa che ho deciso praticamente di neanche sostituire la mina, cioè vabbè, la mina finita l'ho tolta, però la lascio così perché tanto non ci si può scrivere che salta. E così come ci ho messo anche questa che era sì finita, però è troppo troppo carina. Quindi queste comunque sono tutte penne matite che funzionano e che sono carine e che terrò sulla scrivania giusto per magari delle emergenze. Poi su questo che è comunque trasparente con ancora un pochino di acqua e un pochino di glitter più o meno, ho messo tutte le matite, quindi queste nuove che sono comunque larghe, lunghe, lunghe, quindi qui mi entrano bene e le vedo. E poi comunque, essendo trasparente, tutti questi colori sono carini da vedere appunto. E gli evidenziatori che utilizzo per studiare e il righello. Quindi qui ho solo matite, quindi compresa quindi anche questa queste due automatiche, no, una automatica ritrovata non so dove. Quindi qui diciamo ci tengo tutte queste cosine, quindi matite ed evidenziatori. Poi qui nella boccettina di Too Faced ho deciso di mettere tutte le penne solo, quindi tutte le penne che scrivono, quindi qui.
almeno qui so che ci saranno solo penne che mi servono, e qui invece ho deciso di tenere solo gli accessori, quindi i segnalibro, le gomme, tutti i temperini, i bianchetti, insomma tutte le cosine qui appunto di accessori, perché almeno so che se mi servono stanno qui. Ok, e invece queste matite barra evidenziatori li tolgo, tanto questi non li uso per studiare, li metterò nel reparto disegno, mentre questo, che comunque mi dispiace buttare perché comunque è un astuccio che mi ha tenuto compagnia a scuola, ho deciso di mettere queste penne, che sono praticamente quelle a cui devo cambiare la mina. Sì, ok, queste di Topolino mancano un paio, perché poi riprovandole, mettendole via, ripulendole, ho visto che funzionavano, insistendo molto. Queste invece no, quindi qui ci tengo queste, che sono quelle da eventualmente sostituire le mine se le trovo, e queste sono appunto le mine che dovrei riprendere, e sperando appunto di trovarle, speriamo, insomma qui ci tengo appunto proprio quelle cose che stanno per morire e forse sono anche morte. E quindi niente, questa è la mitica agendina che ci ha tenuto compagnia in tutto questo lavoro, e quindi io direi che sono soddisfatta, ho fatto un bellissimo lavoro, ho buttato tanta roba inutile, e quindi ho fatto magari spazio anche per cose nuove, ma per il momento mi bastano queste che ho, sinceramente non penso che prenderò chissà cosa di nuovo. E quindi niente, grazie per avermi tenuto compagnia, perché altrimenti io questo lavoro non l'avrei mai fatto, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!